Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. I 5 Stelle sceglieranno online i candidati per le regionali, si decide anche su Francesco Aiello. Salvini promette giovedì il nome del prescelto del centrodestra, Occhiuto raccoglie le firme mentre Oliverio non decide. Pronto il ricorso contro la decisione del PD nazionale di commissariare le federazioni di Crotone e Cosenza, conferenza stampa dei segretari commissariati Murgi e Guglielmelli. Senza stipendio protestano le tute gialle addette alla raccolta dei rifiuti a Cosenza. Percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva la villa a Sinopoli, l'uomo è stato denunciato. È stato beccato dai carabinieri a Rombiolo mentre attendeva di consumare un caffè prima di spostarsi dalla località scelta per la latitanza. Si chiama Pietro Accorinti, fratello del boss Giuseppe Antonio. La Regione e il Pitagora di Randa insieme per le giornate della scuola. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Il Cosenza torna con un punto pesante dalla trasferta di Perugia. I Silani, dopo un primo tempo scialbo, si svegliano nella ripresa e mettono alle corde la quotata compagine guidata da Oddo. La politica in apertura di questa edizione del nostro giornale, verso le regionali, allora i 5 Stelle sceglieranno online il candidato e si decide anche su Francesco Aiello. Salvini intanto promette giovedì il nome del prescelto del centrodestra, Occhiuto raccoglie le firme mentre Oliverio non decide, il punto nel servizio. Adesso si entra nel vivo della fase preparatoria con l'obiettivo elezioni. Giovedì sarà in Calabria Salvini, il quale ha promesso che annuncerà il candidato o la candidata scelta dalla coalizione. Sarà la migliore scelta, ha detto, e quindi il popolo di centrodestra inserisce la modalità attesa con un po' di ansia e molti dubbi. Le stesse ansie, forse, che animano, è il caso di dire, i militanti del Movimento 5 Stelle, che da domani saranno chiamati a scegliere i candidati che concorreranno per un seggio a Palazzo Campanella. Ma sul movimento pesa l'idea che balena nella testa del capo politico Luigi Di Maio di non presentare il simbolo, raggruppando i candidati sotto lo stemma di una lista civica. L'ansia l'avrà anche Francesco Aiello, che non sa ancora se sarà lui o meno il candidato alla presidenza. Ad aggiungere benzina sul fuoco, l'appello di Pippo Callipo al movimento. Corriamo insieme. Il dibattito politico è però egemonizzato da due domandone. La prima riguarda Mario Occhiuto. È ormai quasi certo che si candiderà. Ma quale progetto ha in mente? Noi abbiamo portato avanti negli anni in questi ultimi anni questo progetto politico, che è un progetto, sembra detto, inclusivo, nel senso che è aperto anche alle forze politiche che hanno voluto aderire. Forza Italia aveva aderito, così come altri soggetti, movimenti, anche partiti. Adesso so che hanno invece in qualche modo cambiato anche alla fine il candidato, hanno accettato anche diktat nazionali. La seconda riguarda Mario Oliverio. Che farà il presidente uscente? Sceglierà di sfidare chi non l'ha voluto oppure tratterà la resa? Intanto, nelle federazioni commissariate, Crotone e Cosenza, monta sempre più la protesta degli iscritti. E a proposito, acque agitate nel PD dopo il commissariamento delle federazioni di Crotone e di Cosenza, oggi è la conferenza stampa dei due segretari commissariati. Luigi Guglielmelli e Gino Murgi hanno spostato la prevista conferenza stampa in altri locali, già perché dopo il commissariamento l'accesso ai locali della Federazione del PD di Crotone è stato interdetta ai due segretari provinciali del partito, che avevano organizzato l'incontro con i giornalisti per contestare il provvedimento assunto da Zingaretti di commissariare le due federazioni del partito rimaste fedeli al governatore Oliverio. Ma il proprietario dei locali ha cambiato la serratura ufficialmente per impedire l'accesso ad una struttura pericolante. Ma la chiusura della sede ha provocato la reazione piccata dei due segretari, che hanno, come dicevamo, spostato la conferenza stampa in altri locali. C'è amarezza per quanto accaduto. Duro il commento di Guglielmelli. Il commissariamento è arrivato a freddo, non vi è stata alcuna, nonostante io avessi sollecitato di essere ascoltato, non vi è stato alcun incontro, non vi è stato alcun contatto telefonico. Semplicemente, come ha dichiarato ieri Oddati, mi è stato chiesto di abbiurare alle mie idee con la promessa o il ricatto di commissariare in caso contrario la Federazione di Cosenza. Io sono stato eletto da 6.000 iscritti del Partito Democratico della provincia di Cosenza. Commissariare per le idee, per il dissenso politico, non era mai accaduto né nel PD e né nei partiti che l'hanno fondato. Non si è consumato alcun atto formale, né c'è stata alcuna violazione formale dello statuto. Si sta facendo un processo alle intenzioni, si sta commissariando in assenza di qualsiasi violazione.
ed è pronto il ricorso contro la decisione del PD nazionale di commissariare le due federazioni. Certo che faremo un ricorso, anche perché riteniamo che non ci siano i presupposti a questo commissariamento, e quindi noi ci opporremo percorrendo tutte le vie possibili ed immaginabili per affermare la verità su questa vicenda. E a Rende è stata inaugurata la sede dei Popolari per l'Italia. Ecco la sede dei Popolari per l'Italia di Rende. La sezione di via Maiorana è stata inaugurata dal segretario regionale del partito, Delli Fabiano, che anche nella città del Campagnano è riuscita a mettere insieme una squadra che porta sul territorio l'impegno del partito, che, ha sottolineato Delli Fabiano, pone al centro la persona, la libertà, la giustizia e la dignità di ogni essere umano. Numerosi cittadini presenti al taglio del nastro della nuova sede, che sarà un punto di ascolto e di incontro. Aprire una sede, una sezione, è veramente una grande cosa in un momento in cui mi sembra che ci sia molta poca attenzione al territorio, molta poca attenzione ai bisogni della gente e soprattutto a tradurli poi in battaglia politica. Mi sembra che non ci siano contenuti, non c'è dibattito, i partiti si stanno misurando semplicemente su nomi, su possibili candidati. Noi stiamo lavorando ai programmi, abbiamo ascoltato la gente, stiamo cercando di capire le strategie per individuare le migliori soluzioni possibili per la Calabria. Quindi il nostro partito lavora ai programmi e cerca di ramificarsi sul territorio con sezioni per permettere alla gente di avere quei punti di riferimento che sono ormai scomparsi dalla scena politica. I lavoratori ex LSU e delle più che il 28 luglio del 2015 avevano dato vita ad una protesta all'altezza dello svincolo di Cosenza nord dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria si sono visti recapitare oggi un'ingiunzione di pagamento di 2.584 euro per aver impedito la libera circolazione di mezzi e di persone su strada. Lo rendono noto i segretari generali di Cosenza di CGL Umberto Calabrone, CISL Giuseppe Lavie e Will Roberto Castagna. Si consuma l'ennesima beffa, affermano i tre sindacalisti, a danno dei lavoratori ex LSU delle più calabresi a distanza di oltre 4 anni. Senza stipendio protestano le tute gialle addette alla raccolta dei rifiuti a Cosenza. Hanno incrociato le braccia questa mattina i dipendenti di Ecologia Oggi, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel territorio cosentino. Lamentano la mancata corresponsione dello stipendio di novembre, ma l'azienda ha comunicato la difficoltà nei pagamenti anche di dicembre e tredicesima. Una situazione preoccupante scaturita dal blocco del pagamento delle fatture relative al servizio da parte dell'ente comunale, ritardi relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2019. Al termine dell'assemblea che si è svolta nella sede dell'azienda a Cosenza, i lavoratori hanno deciso di trasferirsi a Palazzo dei Bruzzi per chiedere un incontro ai dirigenti comunali. Chiedono un diritto sacrosanto. La situazione è resa ancora più complicata dal blocco degli impianti che sta determinando difficoltà nella raccolta del residuo. Le strade cittadine sono ormai una pattumiera a cielo aperto, ricettacolo per i topi e pericolo per la salute pubblica. La DDA di Reggio Calabria chiede l'arresto di Luigi Incarnato. La DDA ha presentato appello al Tribunale della Libertà contro l'ordinanza del GIP con cui era stata respinta la richiesta di custodia cautelare in carcere per il commissario liquidatore della Sorical, nonché segretario regionale del PSI. Il PM aveva anche chiesto la misura cautelare per Alberto Scambia, amministratore di fatto della società Acque Regine, dell'imprenditore regino Domenico Barbieri, del manager Luigi Fatimo e dell'ex dipendente regionale Anna Maria Gregorace. La richiesta si riferisce all'inchiesta Region del luglio 2016 su un presunto giro di tangenti e di scambi di favori tra gli indagati relativamente all'appalto per la depurazione delle acque della città di Reggio Calabria. Al centro dell'inchiesta una presunta tangente da 30.000 euro. Incarnato si difende e dice: dell'inchiesta temo solo l'uso strumentale che se ne possa fare a poche settimane dalle elezioni. Un giudice, aggiunge Incarnato, ha già valutato e respinto ogni accusa a mio carico e confido anche nella conferma del Tribunale del Riesame.
E il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora in Calabria per il consigliere regionale Sebi Romeo, ex capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Calabria. Il TDL ha accolto l'appello proposto dai difensori di Romeo avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora in Calabria. Sebi Romeo era finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Libro Nero condotta lo scorso luglio dalla squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa di tentata corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva una villa a Sinopoli. L'uomo è stato denunciato. Con molta probabilità sarebbe stato ugualmente individuato, ma l'operazione denominata Buonvento Genovese della Procura Antimafia di Genova, che a luglio aveva portato all'arresto di 3 persone per traffico internazionale di cocaina dal Sud America, ha indirettamente aperto i riflettori su Filippo Ierinò, 51 anni, di Gioiosa Ionica. L'uomo infatti condannato dal Tribunale di Locri per falsa testimonianza nel processo in corte d'assise sull'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Fortugno, avvenuto a Locri nell'ottobre 2005, risultava tra i beneficiari di un reddito di cittadinanza di 500 euro. Questo nonostante fosse anche proprietario di una villetta Gioiosa Ionica. Ovviamente il diritto riconosciuto al 51enne non era giusto ed è stato immediatamente revocato. Ovviamente si attende di capire come abbia fatto prima a risultare idoneo. Misteri della burocrazia. Per la cronaca ricordiamo che nella stessa operazione furono decisi diversi provvedimenti di sequestro che interessarono i vertici della cosca Alvaro di Sinopoli. È stato beccato dai carabinieri a Rombiolo mentre attendeva di consumare un caffè prima di spostarsi dalla località scelta per la latitanza. Si chiama Pietro Accorinti, fratello del boss Giuseppe Antonio. Stava aspettando un caffè prima di uscire dalla sua casa a Rombiolo nel Vibonese. Erano le 4 del mattino, ma a bussare sono stati i carabinieri e finito in manette Pietro Accorinti, 58 anni, considerato dagli inquirenti il boss di Zungri. Latitante da un anno, era in possesso di sofisticate attrezzature. Non era armato, non era in possesso di denaro, poiché peraltro era sul suo territorio, ma abbiamo trovato delle sofisticate apparecchiature che gli consentivano da un lato di intercettare potenzialmente le conversazioni tra le forze dell'ordine, dall'altro di comunicare probabilmente con i suoi fiancheggiatori cercando di eludere le attività intercettive. L'ipotesi fatta dagli inquirenti è che Pietro Accorinti dovesse mantenere il controllo del territorio mentre il fratello era in carcere. Un segnale importante, l'arresto è stato affermato nel corso della conferenza stampa. Un altro risultato importante che dedichiamo ovviamente ai cittadini vibonesi, alle persone per bene e a chi fa economia in modo legale e con sacrificio, è un risultato importante non tanto per la portata del provvedimento che colpiva l'Accorinti Pietro, ma per il segnale che diamo. Si trattava del fratello del più noto Giuseppe Accorinti, detto Peppone, libero sul territorio. Per cui un segnale importante aver colpito ancora una volta e liberato una parte del territorio che restituiamo alla cittadinanza e alla popolazione di Rombiolo e di Zungri. Ovviamente questi risultati non sono frutto del caso, sono frutto di tanto sacrificio e soprattutto della sinergia investigativa con l'autorità giudiziaria e con ogni articolazione dell'arma, dallo squadrone cacciatori che ci ha consentito questo intervento, alla stazione di Zungri che ovviamente ha acquisito il patrimonio informativo che ci ha portato a questo risultato. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. È accusato di aver molestato una donna con la quale ha avuto una relazione poi terminata. Gli agenti del commissariato di polizia di Paola hanno notificato a un uomo di 26 anni la misura cautelare del divieto di avvicinamento per atti persecutori. L'uomo, secondo quanto accertato dai poliziotti, nonostante la fine del rapporto, ha continuato a manifestare in maniera ossessiva una fortissima gelosia nei confronti della vittima. In più circostanze l'ha ingiuriata in pubblico, le ha impedito di avere una propria vita inviandole messaggi con frasi offensive su WhatsApp, impossessandosi del suo telefono cellulare e arrivando al punto di picchiarla anche mentre è in stato di gravidanza. Esasperata la donna si è rivolta alla polizia di Stato denunciando la situazione venutasi a creare.
Si è insediata nel comune di Africo la commissione straordinaria composta da viceprefetto Ester Libertini, da viceprefetto aggiunto Luigi Guerrieri e dal funzionario economico-finanziario Carla Fragomeni. L'insediamento della commissione fa seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale deliberato lo scorso 3 dicembre dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno. Era già destinatario di un divieto di avvicinamento, ma nonostante il provvedimento cautelare ha continuato a porre in essere condotte vessatorie nei confronti della ex convivente. Un cittadino di nazionalità georgiana di 25 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con l'accusa di maltrattamenti. Ancora una notizia di cronaca, 2 anni di reclusione, questa è la richiesta avanzata dal pubblico ministero nel processo che vede alla sbarra 2 maestre d'asilo di un paese del Crotonese imputate per maltrattamenti nei confronti dei bambini. La vicenda risale al maggio del 2017, quando le 2 insegnanti vennero sospese dal servizio per 2 mesi perché usavano metodi poco consoni per i bambini dell'asilo. Si è tenuta questa mattina a Rende la manifestazione finale delle giornate regionali della scuola promosse dalla Regione Calabria in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e il Liceo Scientifico Pitagora. Il Cinema Teatro Garden di Rende ha ospitato la manifestazione finale delle giornate regionali della scuola, organizzate dalla Regione Calabria in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e il Liceo Scientifico Pitagora di Rende. Le giornate della scuola, pensate insieme con il Presidente Oliverio e realizzate per la prima volta lo scorso anno, sono un momento di incontro tra la scuola e la società in tutte le sue diverse componenti, volute proprio dalla Regione Calabria, volute perché noi sappiamo che c'è un mondo di talenti e di competenze nelle nostre scuole che merita di essere meglio conosciuto e di essere posto all'attenzione del mondo esterno, e voluto anche perché in quanto istituzioni è necessario incontrarsi e conoscersi, soprattutto chi deve pensare alle politiche per l'istruzione deve sapere che cosa c'è in campo. Nel corso della cerimonia conclusiva è stato anche presentato un docufilm che racconta, attraverso le voci di alcuni scrittori, l'identità autentica della Calabria e della sua gente. Noi di questo docufilm abbiamo prodotto 300 pennette che sono state distribuite agli istituti scolastici superiori della regione, e io in occasione di queste giornate sto pregando i dirigenti e i docenti di farlo vedere, di prendere questo docufilm come il manifesto dell'identità positiva della Calabria, di diffonderlo tra i giovani affinché possa suscitare dibattito e pensiero, ma soprattutto affinché possa renderli più forti di quella che è un'identità positiva. A Mormanno adesso per l'attesa festa dei Perciavutti. Anche quest'anno a Mormanno si è rinnovata la tradizione del rito laico dell'assaggio del vino nuovo con la 18ª edizione di Perciavutti. Perciare le botti nel giorno dell'Immacolata Concezione era il compimento dell'attesa che ogni famiglia realizzava nel provare il prodotto finito. La tradizione a Mormanno è stata trasformata in un evento dal grande valore culturale, turistico e esperienziale che ogni anno regala alla città del fagiolo poverello bianco un'invasione pacifica di turisti ed appassionati che attraverso la festa di Perciavutti scelgono il Pollino per un viaggio slow a stretto contatto con la comunità e i suoi ritmi. È una tradizione che diventa evento appunto culturale e turistico, è un nostro orgoglio, è l'orgoglio del nostro territorio. Oltre 200 i volontari nei 4 vuttari dei rioni Casalicchio, Costa, Capoloserra e Torretta impegnati nel grande evento dell'inverno organizzato dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione comunale e l'apporto della Regione Calabria e del Parco Nazionale del Pollino. Questa è una festa che parla al popolo, diciamo, di questo territorio, ma vuole anche aprirsi, ecco, per far conoscere questa grande tradizione del cibo di questa terra, far conoscere questa grande, come si viveva una volta, le storie e le identità di queste comunità che sono uno dei punti di forza del nostro territorio, del nostro parco. La serata è stata allietata dal concerto di Tony Esposito, Ciccio Nucera e la sua band. Stelle per l'AIL, l'iniziativa di beneficenza al Rendano di Cosenza. Grazie.
La voce di Rosa Martirano incanta la platea del Rendano a Cosenza, intensa, emozionante, così come le performance di Danilo Rea e Paolo Damiani, nomi d'eccezione sul palco del teatro di tradizione, artisti sensibili a sostegno dell'Associazione Italiana Leucemie. Accanto a loro giovani musicisti che hanno vinto la battaglia contro la malattia. Stelle per AIL è l'iniziativa di beneficenza che nel giorno dell'Immacolata è riuscita a toccare il cuore della città dei Bruzzi, che si è lasciata coinvolgere in un nuovo importante progetto. Il progetto di stasera è ambizioso, spero che l'AIL possa finalmente anche a Cosenza avviare l'assistenza domiciliare, le cure domiciliari, perché per un paziente affetto da queste patologie, che è costretto già a percorsi faticosi, poter fare una semplice trasfusione di sangue o una terapia, diciamo, minore in casa propria è davvero un grande vantaggio. AIL è punto di riferimento in Calabria per tante famiglie che quotidianamente combattono contro le malattie del sangue. Ornella Nucci ha ricordato al termine della serata la casa d'accoglienza gestita dall'associazione grazie al lavoro di tanti volontari, la vicinanza ai medici e ai malati nel reparto dell'Annunziata, il sostegno alla ricerca svolta in un laboratorio all'avanguardia ad Aprigliano. Lo spettacolo è il punto di partenza di una nuova avventura che ha un solo nobile obiettivo: migliorare la qualità di vita dei pazienti. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Il Cosenza torna con un punto pesante dalla trasferta di Perugia. Un pari prezioso, un punto che non rilancia il Cosenza in classifica, ma che di sicuro ridà fiducia e serenità in vista delle ultime tre gare del girone d'andata. I lupi a testa alta al Curi di Perugia, dopo essere andati sotto per ben due volte, riacciuffano la gara e mettono i brividi agli umbri nei minuti finali, sfiorando la vittoria. Un tempo ciascuno, nel primo parziale la squadra di Oddo è aggressiva e determinata e dopo un giro di lancette costringe Perina alla deviazione in corner. Al 18esimo il vantaggio biancorosso, Iemmello svetta di testa anticipando Perina, la palla incoccia il palo e sulla ribattuta viene ribadita in rete dallo stesso capocannoniere del campionato. I lupi provano a reagire, ma rischiano grosso quando prima Capone conclude alto e poi al 28esimo scavalca Perina con uno scavetto, ma questa volta il palo dice no. Allo scadere ancora pericoloso il Perugia, con Perina chiamato alla parata in tuffo. Nella ripresa il pareggio immediato del Cosenza, Rivier ruba palla e serve Pierini, la conclusione ribattuta diventa un assist per Sciaudone, il suo destro è imprendibile per Vicario. E la sveglia per il Cosenza, che sfiora subito il raddoppio con il re di vivo Litteri. Il suo inchino di testa è preda però dell'estremo difensore umbro. Braglia getta nella mischia Maciaccia al posto di Litteri, ma al 20esimo il Perugia si porta di nuovo avanti con la rete di Falasco, viziata da un evidente fallo di mano. Rete convalidata dal direttore di gara fra le proteste inascoltate dei giocatori silani. Il Cosenza non ci sta e risponde colpo su colpo. Al 22esimo è Riviera a firmare il pareggio con una deviazione sotto porta su assist di Pierini, che ristabilisce l'equilibrio del match. Il finale è tutto a tinte rosso-blu. Il Cosenza è galvanizzato e sfiora il successo con Dorazio, che impegna severamente Vicario, bravo ad opporsi ai tentativi di tap-in di Bruccini e Rivier. Il Perugia soffre, ma riesce a chiudere in parità, evitando la rimonta dell'11 di Braia, che domenica se la vedrà con il Pordenone. Noi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, anche i cambi che avevamo preparato sono entrati al momento giusto, secondo me. Nel secondo tempo abbiamo anche rischiato di vincerla, abbiamo subito un gol un po' così, non voglio far polemiche perché tanto non porta a niente, non ne voglio nemmeno parlare, però insomma, a parti invertite mi veniva da ridere, però va bene così, è un punto penso meritato per il secondo tempo che abbiamo fatto, ce lo teniamo ben stretto e dobbiamo guardare avanti. Non siamo così scarsi come sembra, perché abbiamo anche delle qualità importanti. A noi ci fa difetto un po' di morale, un po' di entusiasmo di tutto l'ambiente, perché quando vengono risultati, specialmente nella nostra piazza, tendiamo un pochino ad abbatterci, almeno quest'anno, perché negli altri anni siamo sempre partiti così e poi abbiamo sempre fatto il campionato che ci aspettavamo, che è quello di salvarsi. Non è che possiamo fare altre cose noi. Perciò
Io sono contento dei ragazzi, mi fa piacere perché l'ho visti felici e devono continuare così. E adesso le previsioni del tempo. Un minimo depressionario formatosi sul Golfo Ligure tende a spostarsi sul Tirreno meridionale, seguito da aria moderatamente fredda di origine polare marittima. Nei prossimi due giorni avremo precipitazioni tra deboli e moderate distribuite un po' ovunque ed il ritorno della neve sui rilievi principali della regione. Domani al mattino rovesci sparsi sui versanti ionici del Cosentino, Alto Crotonese e versanti tirrenici del Vibonese e del Regino. Nevicate tra deboli e moderate sulla Sila, specie quella greca, Pollino centro-orientale e Aspromonte, sopra i 1200-1400 metri. Altrove parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni degni di nota. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite ovunque. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione moderata sul Tirreno, forte sullo Ionio, dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno molto mosso il Tirreno, tra molto mosso e agitato lo Ionio. Tra poco mosso e mosso sotto costa solo il Golfo di Squillace. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.